Ciao a tutti, oggi sono qua al salone del libro con un ospite molto speciale, ovvero Chiara Panzulla. Ciao! Chiara è autrice di Absence, il gioco dei quattro, che uscirà il 1° di giugno per Pazzi di Cuore nella canale del libro. Oggi faremo quindi due chiacchiere con Chiara per conoscerla un po' meglio. Innanzitutto, presentati, chi è Chiara Panzulla? Allora, dunque, chi sono? Difficile domanda. Anzitutto direi sono una grande amante delle storie, un po' di tutti i tipi, e fin da quando ero piccolina ho sempre avuto questa grande passione, anzitutto per le storie narrate, perché poi da piccoli sono ancora più favole, e poi pian pianino insomma anche per quelle un attimino più strutturate, finché non è nata la vera e propria passione per i libri, e da lì lentamente anche la voglia di scrivere delle storie che fossero mie. E piano piano insomma questa passione, che all'inizio era semplicemente un hobby, pian pianino si è fatto strada e è diventato un vero e proprio sogno da realizzare, mettiamola così. Quando hai capito che questo tuo, diciamo, sogno, progetto, nello specifico appunto di Europa, sarebbe diventato qualcosa di veramente serio? È molto difficile riuscire a capire quando un progetto inizia a voler uscire fuori in maniera diversa. Io penso che scrivere sia una passione che è propria comunque anche dell'essere umano, del mondo in generale, e spesso basta anche soltanto farlo per se stessi, non c'è sempre la voglia di condividere quello che uno sta scrivendo o quello che uno sente e vuole dire. Ci sono però delle storie che poi insomma sentono la necessità di fare anche dei percorsi. Io ero anche da tanto tempo che volevo provare a lavorare a un libro nel vero senso della parola, quindi andare un po' al di là di quella che è la creazione, la storia per se stessa, ma fare anche un processo di lavoro, di editing vero e proprio con delle persone che questo processo di lavoro. E quindi con Absence insomma questa voglia è cresciuta sempre di più e alla fine si è tramutata nel desiderio insomma di farlo diventare un vero libro, chiamiamolo così. C'è qualche autore o libro a cui ti sei ispirata che ti ha fatto, diciamo, crescere questo percorso da scrittrice? Allora, io ho diversi autori preferiti, alcuni magari un pochino più complessi, ad esempio io sono una grande amante degli scrittori russi, che però insomma sono anche un po' più ostici sotto certi aspetti. Poi mi piacciono molto invece libri un pochino più poetici, tipo La banana di Yoshimoto è una scrittrice preferita, io l'adoro tantissimo. Lei forse è una di quelle che più tengo come esempio, perché amo moltissimo il suo stile di scrittura, ha una sorta di scorrevolezza quasi simile alla poesia a volte, e ci sono quegli aspetti profondi che poi uno ogni tanto può magari anche inserire in una storia, che può essere appunto per ragazzi, un'azione, tutto, però c'è quel gruppo di riflessione che alla fine secondo me è molto importante. Uno degli ultimi libri per ragazzi che mi sono molto piaciuti è stata la trilogia della Quinta Onda di Richienzi, di cui non ho amato moltissimo il film, a essere sincera, però invece la trilogia l'ho apprezzata molto, perché si distaccava anche un po' dalla scrittura, quella più solita da trovare, insomma, era un po' innovativo, quindi lui è stato un altro, che devo dire, nell'ultimo periodo mi ha ispirata. Allora, il protagonista di questo libro sono inglesi, sono quasi tutti italiani da circa. È una città che hai visitato, in cui hai vissuto? Allora, è una città particolare perché l'ho visitata molto tardi, stranamente. Io amo moltissimo viaggiare, quindi tutte le volte che posso io viaggio, infatti anche il tema del viaggio è abbastanza preponderante qua nel libro. Londra era la classica città che io ho sempre voluto vedere, ma non sono mai riuscita ad andarci, quindi nell'ultimo periodo invece, quando poi ci sono stata, perché ci sono anche stata più volte, anche una mia amica si è trasferita là, quindi insomma ho iniziato ad affezionarmici in maniera nuova, e quindi ho voluto proprio che tutto partisse da lì, che è stato un po' l'ultimo dei miei viaggi e l'ho messo come il primo di partenza. Tra i temi di questo libro c'è la ricerca della paternità, sì, esistere, penso sia un tema molto sentito soprattutto dai giovani, no? Sì, io penso che sia una tematica molto forte di quello che è il mondo d'oggi, questo perché comunque noi siamo stati sommersi da tutto questo aspetto social, di tecnologia, soprattutto insomma cose come i telefonini, gli iPad, 10.000 distrazioni. Quindi quello che
storia che andasse a prendere una condizione, nel caso del libro, reale, anche se insomma, inventata, dell'invisibilità effettiva, e andare un po' poi a ripercorrere quella che invece è l'invisibilità effettiva, secondo me, dei giorni nostri, che io credo che lentamente, pian piano, si inizia a sentire, perché ci stiamo tutti nascondendo un po' dietro quelli che sono gli schermi e c'è un po' la necessità di ritrovare quell'identità che è un po' forse abbiamo perso, stiamo perdendo. La cosa che mi ha colpito è che mi stavo leggendo il libro perché mi aspettavo una storia fantasy dai tuoi però abbastanza comuni e ritrovare anche un messaggio così forte mi ha colpito molto. Sono contenta, no, davvero. Io appunto quello che volevo insomma cercare di fare era comunque creare, io amo moltissimo i generi distopici, young adult in generale insomma rimane il mio genere del cuore e quindi c'è sempre stato il desiderio di voler creare una storia che restasse su questo fine. Però ci tenevo molto poi a mettere dentro un argomento anche che io sentivo molto e quindi volevo che allo stesso modo venisse fuori insieme poi a tutti quei lati della storia che sono magari l'azione o insomma le relazioni tra i personaggi. C'è un personaggio in particolare nella storia che ti rivedi? Sì. Sì. Ho un personaggio preferito in assoluto su tutti gli altri che è Scott. Sì, perché io tendo un po' ad affezionarmi a quei personaggi tendenzialmente maschili che portano un po' il pilastro di quello che io chiamo l'essere allegri, quindi il tentare di affrontare anche delle situazioni dolorose a volte, molto difficili, portando sempre una ventata di positività. E lui poi insomma tende a escludere anche questa sorta di rapporto di amicizia sincera con la protagonista e quindi a lui in fondo sono più affezionata. Ok, ultima domanda, a che consiglieresti nel senso? Allora, io consiglierei a tutti gli amanti comunque delle storie per ragazzi, ma anche non, nel senso, spero di essere riuscita a far sì che questa storia riesca ad arrivare a più persone possibili, indipendentemente dall'età. Di sicuro ha delle tematiche che vengono trattate, insomma, sono più forse per ragazzi, quindi per persone più giovani. Però lo spunto, diciamo, il punto di riflessione, un po' il filo conduttore, dovrebbe anche essere per tutti quanti. Di sicuro io penso se l'argomento interessa, diciamo, per questo problema un po' di identità persa può interessare, è un libro che spero possa piacere. Okay, grazie a te.